Noi abbiamo augurato a lui buona fortuna per questo suo nuovo percorso all'interno di un partito, anche perché nel momento in cui non si condividono più gli stessi obiettivi, sicuramente questa è stata la soluzione migliore. Ormai lui aveva preso questa decisione, ha fatto questa decisione, come ha detto lui, per sue esigenze personali, quindi la rispettiamo, ma la cosa migliore è uscire dal gruppo, perché alla base del nostro gruppo c'era proprio la condivisione di un obiettivo comune. Fausto Memmo in conferenza stampa di presentazione appunto dell'ingresso di Linaccio nella Lega ha lanciato un appello ai gruppi civici che si ispirano al centrodestra, come il suo quindi. Sì, noi non abbiamo mai negato la nostra appartenenza, però questo non significa stare ad ascoltare tutti quanti sicuramente, ma non significa accettare tutto supinamente. Abbiamo detto dall'inizio che siamo pronti a confronto, un confronto che va fatto su Lanciano e per Lanciano, non accettiamo diktat, quindi se la Lega è disposta a parlare a livello locale dei problemi di Lanciano, noi siamo sempre disposti a parlare con tutti e a confrontarci, perché in questo momento sentiamo parlare di unità, sentiamo parlare di nomi che vengono messi, diciamo, sul tavolo, però non sentiamo ancora quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere su questa città. Noi veniamo da 5 anni di opposizione costante, di un lavoro costante fatto nei confronti di Mario Pupillo, che abbiamo sempre visto come il nostro avversario politico. Politico. E quindi siamo stati lì come delle sentinelle, vigili. Quindi abbiamo anche dalla nostra 5 anni veramente di duro lavoro.